Hola, buenos días e ho finito le parole in spagnolo. Per cui parlo in italiano dando innanzitutto un saluto al signor ministro e con lui un abbraccio a tutto il governo, alla presidenta Bachelet, con la quale ieri abbiamo avuto un doppio incontro, nell'incontro bilaterale alla Moneda e poi la cena ufficiale. Un saluto a tutte e a tutti i cileni e gli italiani che vivono un rapporto particolare di amicizia e che vedono in questa giornata una occasione speciale, perché unisco tre brevi commenti alle riflessioni già fatte. La prima riguarda proprio i nostri due paesi, Cile e Italia. È un'amicizia storica, è un'amicizia straordinaria, ma è un'amicizia che non è soltanto passato. Oggi, con il gesto che faremo tra qualche istante, con l'inaugurazione ufficiale di questi quattro progetti di Enel e Green Power, noi stiamo dicendo che Cile e Italia devono ancora scrivere la pagina più bella. E non vale soltanto per le aziende, per l'agenda energetica, per le infrastrutture, per gli investimenti di cui abbiamo discusso, vale innanzitutto per lo scambio di valori, di ideali. Ieri abbiamo visitato due tra le principali università cilene. Partiamo di lì, partiamo dai valori che ci uniscono e che ci fanno essere, prima che soci, amici, che è una cosa ancora più bella dell'essere socio. Oggi dunque questo è il primo tema, Cile e Italia insieme. Poi c'è un secondo tema che riguarda il clima, l'energia. Stiamo andando verso un appuntamento importante. A Parigi, il 30 novembre, parte una grande conferenza mondiale, COP21, la conferenza mondiale sulla lotta al climate change e la lotta in nome della sostenibilità. È una grande sfida. Il vostro ministro Massimo ha detto benvenuti nella centrale solare del pianeta, ha dimostrato che ci sono delle ambizioni grandi, è giusto. E noi dobbiamo essere all'altezza di queste ambizioni, perché la discussione sul futuro energetico del pianeta non riguarda soltanto noi, riguarda le persone che ci stanno più a cuore, i nostri figli, i figli dei nostri figli. Si dice che i politici seri, i politici veri, i politici autentici sono quelli che prima di preoccuparsi delle elezioni si preoccupano delle generazioni, non delle prossime elezioni, ma delle prossime generazioni. L'ambiente, il clima, la sostenibilità significa questo. E allora io trovo che sia davvero interessante che entro un anno Enel raddoppi. Trovo che sia davvero interessante che ci siano ulteriori occasioni di investimento e voglio dire al Ministro Pacheco, alla Presidente Bachelet e a tutto il governo cileno che noi non faremo passare neanche un minuto senza tentare di rafforzare e implementare questa nostra amicizia. Se qui c'è la centrale solare del pianeta, noi siamo ben disponibili a lavorare, a investire, a creare occasioni delle quali, terzo e ultimo punto, vorrei dare atto a tutte e a tutti gli italiani, oltre che ai nostri amici cileni che sono qua, a chi da qualche mese non torna in Italia, da chi ha lavorato per tanto tempo, a chi sa che nel mondo della globalizzazione è più facile che non 20, 30 o 40 anni fa, ma comunque qualche migliaio di chilometri di lontananza da casa si fanno sentire. E allora credo che a tutte e a tutti voi vada il grazie del governo. Io non sono qui con la delegazione soltanto per dire che sono felice degli accordi siglati. Io voglio anche dire che siamo orgogliosi di voi, siamo orgogliosi degli ingegneri italiani e delle ingegneri italiane, donne ingegnere che sono
talvolta persino più brave degli uomini, spesso, ora non me ne vogliano i presenti esclusi. Siamo orgogliosi di chi ci crede e ci prova, e siamo orgogliosi di chi portando il tricolore se lo sente addosso. In un momento nel quale l'Italia, dopo tanto tempo, torna finalmente al segno più nell'economia, ricordiamoci che il più grande valore che noi abbiamo è il capitale umano, la capacità di investire su noi stessi, le qualità per le quali siete stati formati ed educati e avete molto da dire e da dare. Bene, c'è un ultimo passaggio. Abbiamo detto la parola centrale solare del pianeta, abbiamo detto la parola sostenibilità, ma caro Francesco, vorrei che tutti insieme riprendessimo quella parola che è girata, che è la parola connessione. Oggi la parola connessione per le nuove generazioni è innanzitutto la connessione internet, se è la connessione a larga banda, se invece è una connessione vecchio stile, è un connettersi alla rete. Ed è un grande argomento quello della connessione alla rete. Ma connettersi, un argomento sul quale Enel sarà protagonista in Italia, e io spero e penso anche fuori dall'Italia. Ma la connessione non è soltanto la connessione a una rete o la connessione energetica, che pure è importante. Il ministro per l'energia sa perfettamente che uno dei più grandi problemi europei è la mancanza di interconnessioni tra Francia e Spagna, che blocca un pezzo dello sviluppo energetico dell'Europa, perché tutto il gas, ad esempio, che viene dall'Africa talvolta non viene distribuito in modo, diciamo, sufficiente, perché mancano le necessarie interconnessioni tra Francia e Spagna. Dunque, gli esempi di connessioni sono tanti, però c'è una connessione ancora più grande, è la connessione tra l'uomo e la sua terra. Io sono molto colpito dai video che ho visto. Starace me li aveva fatti vedere in anteprima in aereo, una preview privata che abbiamo avuto a 9.000 chilometri. E sono molto colpito della comunità di Oyagüe, sono molto colpito per ciò che questo può voler dire a Taltal, per ciò che può accadere nelle singole realtà. La globalizzazione è una grande opportunità. Anche in Italia per troppo tempo abbiamo pensato che fosse il problema, invece è il più grande asset che abbiamo. Ma la globalizzazione non vuol dire cancellare ciò che c'è. Non vuol dire rimuovere le tradizioni, le radici, le origini dei popoli. E se l'innovazione tecnologica, in questo caso energetica, può permettere a una comunità di restare se stessa, stando nel mondo che cambia, questa è la connessione più bella che si può fare. È la connessione tra il passato e il futuro, è la connessione tra i valori ideali e i valori economici, è la connessione tra ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. Ecco, io trovo che questo sia il motivo per il quale era giusto che il governo fosse presente oggi qua. Siamo presenti anche per dire ad Enel che facciamo il tifo per i grandi investimenti sul Green Power. Questa è una grande azienda mondiale, una grande multinazionale di cui l'Italia è orgogliosa, ma io sono assolutamente convinto che la pagina più bella anche in questo caso debba ancora essere scritta e che Enel possa fare ancora tante cose nei prossimi mesi. Siamo felici di poter essere qui con le aziende italiane che collaborano con Enel. Penso ad esempio all'investimento che oggi partirà sulla geotermia, quanto innovazione, quanta capacità e anche quanto desiderio di essere leader mondiali anche su questo. E c'è infine la volontà profonda di mantenere questo rapporto di amicizia e di forza tra Cile e Italia. Hanno tutti citato poeti cileni, io non ero preparato. E quindi sono andato a memoria, mentre parlavano il ministro, l'amministratore delegato, e ho pensato che tutte le frasi di Neruda che ho citato ieri all'università non possono essere citate di nuovo, perché nel mondo della connessione si scopre subito quando stai copiando. E allora vi dico una frase di una poesia di Neruda che in teoria
non sta molto bene, perché è una poesia di amore. È un momento, non è una poesia politica o una poesia sociale, è una poesia d'amore. È l'uomo innamorato che dice alla donna: vorrei farti ciò che la primavera fa ai ciliegi. Se ci pensate, però, è anche quello che sta accadendo qui. Ovviamente non dal punto di vista personale, almeno non so se sono nate storie d'amore sul cantiere, questo non posso sapere. Ma è ciò che può essere fatto e realizzato nel momento in cui si fa sbocciare qualcosa di nuovo. Quando dal deserto arriva energia, quando dall'innovazione arriva futuro e quando, se ci pensate, dalla politica arrivano cose belle, perché è un canto d'amore anche fare politica verso il proprio territorio, verso il proprio paese. Far sbocciare un paese, fare ciò che la primavera fa ai ciliegi, è, io credo, un grande messaggio che vale anche in questo caso. E allora, caro Ministro, caro Francesco, cari tutti, complimenti per questa giornata di festa. 4 nuove inaugurazioni in una prima pietra di cantiere, diciamo così. Io non prometto che tornerò alle prossime inaugurazioni, non è proprio dietro l'angolo, però sono assolutamente certo che anche grazie al lavoro di Enel Green Power sarà molto più semplice e più facile per tutte e tutti gli italiani continuare a credere e a rafforzare gli investimenti in Cile. E viceversa, caro Ministro, sappiate che siete sempre i benvenuti, perché la connessione tra i nostri due popoli è una connessione che ci sta a cuore e che vogliamo mantenere forte. Viva il Cile, viva l'Italia! Del Consejo de Ministros, que nos ha acompañado.